Ok, in questo tutorial vediamo come installare Terraform e poi avremo dei tutorial in seguito anche su come utilizzarlo. Che cos'è Terraform? Terraform è un tool di automazione che quindi vi permette di configurare appunto la vostra piattaforma tecnologica, insomma i vostri server, eccetera. Quindi detta così sembra quindi sulla stessa linea di Ansible che abbiamo già visto nel tutorial precedente, Chef, Puppet, eccetera. In realtà è leggermente diverso perché è pensato appunto per utilizzare delle piattaforme cloud, quindi AWS, Azure e molte altre, DigitalOcean, insomma, questi come vedete sono le varie piattaforme supportate da Ansible, appunto più famosa di AWS, Azure, SoftLayer, insomma ce ne sono un po', e praticamente tramite questi servizi offrono delle API, Ansible si interfaccia con queste e quindi è in grado di appunto implementare i vari servizi tramite appunto un codice precostituito. E quindi vediamo come installarlo. Per farlo, quindi andiamo qua su Terraform Download CLI, scegliete il vostro sistema operativo, nel mio caso Linux 64 bit. Come vedete, lui va a scaricare un file.zip. Una volta che abbiamo scaricato, ora lo vado un attimo a prendere, lo metto in un posto più comodo dove non ho dentro centinaia di file fastidiosi. Quindi scaricati terraform.zip, lo muovo un attimo sulla scrivania in modo che così possiamo andarlo a beccare con più facilità. Quindi ls-l, ok, come vedete qua abbiamo terraform, lo andiamo ad unzippare. Ok, lo abbiamo unzippato e come vedete qua abbiamo questo file terraform. Ora questo dobbiamo andarlo a muovere in una cartella che possiamo raggiungere, quindi allora, creiamo una directory chiamata terraform, ok? Andiamo a muovere il nostro file che abbiamo sulla scrivania, terraform, e lo andiamo a mettere nella cartella terraform. Quindi facciamo ls terraform, ok, abbiamo dentro il nostro file. Fatto questo, dobbiamo andargli a dare appunto un percorso nella nostra shell in modo da poterlo richiamare tutte le volte che ne abbiamo bisogno. Quindi, per farlo, okay, andiamo un attimo nella cartella terraform, facciamo pwd, ok, ci copiamo il nostro percorso. Facciamo export, allora export pav uguale il nostro percorso, la nostra cartella terraform, due punti pav, scusate, due punti dollaro pav, lo lanciamo. Ora proviamo a fare terraform e come vedete terraform ci ritorna appunto, sembra rispondere, quindi proviamo terraform, ok, sempre risponde, però usciamo un attimo dalla cartella per essere sicuri che funzioni anche dall'esterno. Terraform, ok, allora qua sembra rispondere, vediamo se il comando toglie la versione, quindi facciamo terraform version. Ok, ci stampa la versione, quindi sembra installato. Per sicurezza usciamo un attimo dalla nostra shell. Per sicurezza usciamo un attimo dalla nostra shell, la facciamo ripartire, vediamo se ancora risponde. E come vedete invece non risponde più. Allora, terraform. Ok, quindi Terraform non risponde più perché il comando che gli abbiamo dato prima, questo sembra essere solo temporaneo, quindi per metterlo definitivo credo che dobbiamo andarlo a mettere
all'interno di un file, proviamo nel file bash, vediamo se lo abbiamo, bash rc, ok, proviamo quindi a metterlo qua in fondo. Come vedete qua abbiamo già anche l'export di appunto di Go eccetera, quindi qua dovrebbe funzionare. Proviamo, salviamo, usciamo, facciamo ripartire il nostro terminale. Proviamo con Terraform e ora, come vedete, Terraform funziona anche dopo aver spento il terminale e averlo fatto ripartire. Riproviamo Terraform version, ok. Vediamo ancora che anche Go vada, ok, anche Go va, quindi non ha sovrascritto niente. E quindi direi che Terraform è installato e per questo tutorial è tutto. Nei prossimi tutorial vedremo anche come utilizzarlo, proviamo a interfacciarci con AWS a creare un'istanza EC2, però questo lo vedremo nel prossimo tutorial. Per questo tutorial è tutto, se vi è stato utile mettete un mi piace e ci vediamo alla prossima.